Primo maggio, la festa dei lavoratori. Allora noi in sintesi rivedremo quello che ha fatto il Consiglio regionale sul tema del lavoro nell'ultimo anno e scopriremo gli impegni per il futuro, per la sicurezza, il salario, i diritti. Il Presidente della Giunta annuncia la nuova variazione del bilancio che adesso dovrà essere votata dal Consiglio. Riguarda la sanità. Ascolteremo anche la prima replica del portavoce dell'opposizione. Torneremo poi a parlare della mobilità ciclabile in Toscana con i commenti dei consiglieri alla nuova legge che integra e aggiorna quella di 10 anni fa. Analizzeremo gli esiti del lavoro delle commissioni e parleremo delle celebrazioni dello scorso 25 aprile che hanno coinvolto i consiglieri regionali in tanti diversi territori. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, a nome dell'istituzione che presiede, interviene in regionando sulla festa dei lavoratori, su questo primo maggio così diverso dal solito, dopo la fase acuta della pandemia e durante una guerra durissima. Domenica è il primo maggio, domenica è la festa dei lavoratori, è la nostra festa. La nostra Costituzione si fonda sul diritto al lavoro. Spesso il lavoro determina chi siamo. Sono un medico, sono un operaio, sono un insegnante, sono un rider e purtroppo però troppo spesso si muore di lavoro. Non c'è distinzione di gruppi e di colore politico. L'impegno per la sicurezza e la dignità del lavoro è condiviso da tutti, alla luce anche di un dato che riecheggia molto in questi giorni. In Toscana nel 2021 sono state 53 le vittime, terza regione in Italia. Il caso tragico di Luana Dorazio, morta il 3 di maggio del 2021, è l'esempio più evidente di quanto si possa e di che si deve fare di più. È un senso di responsabilità grande che sentiamo, che io sento su me stesso. Noi dobbiamo fermare in tutti i modi questa strage silenziosa. Servono più controlli, serve più formazione, servono più investimenti sulla sicurezza. La morte di Luana Dorazio risale esattamente a un anno fa, era il 3 maggio 2021, poche ore prima erano risuonati tanti appelli a garantire un lavoro sicuro, a evitare tragedie assurde e incomprensibili, come poi sarebbe stata quella. Non sono bastate evidentemente quelle parole, la giovane donna è morta in una maniera atroce in una manifattura tessile e il mondo del lavoro si è prima fermato, poi immobilitato. Di vittime del lavoro ce ne sono state molte altre appunto e le abbiamo documentate puntualmente nei nostri telegiornali. Siamo terzi in Toscana in questa poco invidiabile classifica dietro la Lombardia e la Campania, edilizia, autotrasporto, industria, agricoltura in generale sono i settori maggiormente a rischio. Ma ora, come dimostrano i fatti, rischiano molto anche i nuovi lavoratori delle piattaforme digitali, quelli che vediamo sfrecciare spesso con la bicicletta nelle nostre strade. Allora il Consiglio regionale ha dato loro una prima risposta. Noi come Consiglio regionale abbiamo provato a fare la nostra parte in un settore ben specifico che è quello dei fattorini digitali, dei rider. Abbiamo voluto con una legge regionale garantire più sicurezza. Il loro luogo di lavoro non è la classica fabbrica, il loro luogo di lavoro è la strada. E abbiamo chiesto alle aziende di fare visite preventive, di dargli i caschetti di sicurezza, di fare formazione specifica per permettere di evitare stragi come purtroppo sono quelle accadute anche in questi anni. Intanto sono rimbalzati gli echi delle crisi aziendali più gravi in questi mesi. Alcune di queste, GKN, Ortofrutticola del Mugello, Latte San Ginese, hanno provocato una reazione così forte delle istituzioni, oltre che naturalmente dei lavoratori, che i piani sono cambiati e l'effetto negativo, almeno in parte, è stato arginato. Diciamo che durante ogni seduta del Consiglio regionale, anche su iniziativa dei singoli consiglieri, si affrontano temi legati al lavoro per garantire una risposta in questi tempi così difficili, per far sì che si agganci una ripresa, come sta facendo in questi ponti di primavera, il turismo e tutto il suo indotto. Dobbiamo costruire per tutti condizioni di lavoro stabili, con salari buoni e fare in modo che quei diritti acquisiti con anni di lotte, di buona politica, oggi diventino qualcosa di più moderno. È una sfida non semplice, è una sfida che ognuno di noi deve sentire come la sfida più grande nell'impegno nelle istituzioni. Il Presidente della Giunta ha annunciato l'attesa variazione di bilancio per la sanità. Adesso dovrà essere esaminata e votata dal Consiglio regionale.
ha l'obiettivo di mettere a conti zero e quindi a pareggio di bilancio quello che è il bilancio della sanità 2021. Quante volte mi avete chiesto e si è parlato dello stato dei conti della sanità. Con la variazione di bilancio che la Giunta propone al Consiglio, che raccoglie 65 milioni per la destinazione della sanità, noi chiudiamo questo capitolo. È evidente che tutto questo, tutto il lavoro che abbiamo fatto nel trovare le risorse per consentire alla sanità di essere a pareggio di bilancio deve essere certificato dal MEF, ovvero dal Ministero che una volta chiamavamo Ministero del Tesoro, oggi Ministero Economia e Finanza. Il tutto avverrà nei prossimi mesi. Per Regionando a caldo abbiamo raccolto la reazione del portavoce dell'opposizione. Beh, sicuramente ci si poteva pensare prima, è un problema che poi probabilmente ci ritroveremo anche in futuro. Si va a prendere i soldi sul fondo di riserva in parte del bilancio di previsione regionale, ma questo non vuol dire che non sono stati fatti dei tagli orizzontali ai servizi e anche si è sacrificato il personale, quindi sicuramente c'è da rimettere mano in via permanente a una struttura organizzativa che evidentemente non funziona, ma non dai tempi solo post-Covid, ma anche precedentemente. Tutti i commenti dei rappresentanti dei gruppi nei prossimi giorni li raccoglieremo ancora durante il dibattito in aula. Il tema comunque era già emerso durante una delle ultime sedute della Commissione Sanità, nella quale si era evidenziato anche il problema delle lunghe liste d'attesa. Intanto da quella commissione è arrivato il parere favorevole alla nomina dei direttori delle aziende sanitarie Nord-Ovest e Sud-Est e dell'ISPRO. Si tratta di Maria Letizia Casani, Antonio D'Urso e Katia Belvedere. Intenso comunque anche il lavoro delle altre commissioni, quella per lo sviluppo economico ha dato l'ok al piano di attività della società Sviluppo Toscana, interessata adesso dalle scelte che riguardano Fidi Toscana, come abbiamo anticipato nelle nostre trasmissioni. Dopo le dure proteste anche in piazza degli agricoltori, sono stati valutati anche gli effetti della crisi in quel settore. La regione si apprende orientata ad attuare accordi di programma per declinare e diversificare le misure di intervento, calibrandole sulle esigenze di ogni territorio. A proposito di crisi dell'energia, dopo la guerra in Ucraina, lo stesso presidente del Consiglio regionale e i consiglieri del territorio in visita istituzionale nel Grossetano hanno parlato della ricchezza tutta toscana della geotermia, una risorsa che può essere strategica, naturalmente, rispettando la sostenibilità ambientale. La Commissione Istruzione e Cultura invece ha svolto una panoramica sul futuro degli istituti tecnici superiori, una realtà attesa e innovativa in Toscana, uno sbocco professionalizzante per il dopodiploma. Ne ha parlato l'assessore regionale, protagonista anche di una lunga intervista a Telegram Ducato su questo tema. Si è riunita poi la Commissione per le aree interne, che ha esaminato i dati dei ristori per il settore dello sci. Si tratta di 7 milioni e mezzo di euro. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale c'è stato il voto favorevole alla nuova legge sulla mobilità ciclabile. Arriva a 10 anni di distanza da quella del 2012, la numero 27. La Regione Toscana sempre di più vuole e deve puntare sulla mobilità sostenibile. Con questa proposta di legge andiamo ad aggiornare e rafforzare la legge regionale 27 che fu approvata nel 2012, io ne fui il primo firmatario, per favorire l'utilizzo della bicicletta in tutti i suoi aspetti e anche per prevedere che la regione, laddove andava ad investire nelle infrastrutture, almeno l'8% lo doveva destinare ad infrastrutture destinate alla mobilità ciclabile. Oggi andiamo invece a fare un passo in avanti, prevedendo che la regione abbia un piano regionale della mobilità ciclabile che poggia sugli strumenti urbanistici dei comuni, quindi i piani strutturali. Andiamo a prevedere la figura del mobility manager, non soltanto quello regionale che regola l'utilizzo e ne favorisce anche l'utilizzo della bicicletta per quanto riguarda la regione inteso come ente, ma anche per coordinare i mobility manager che vengono nominati
dalle varie istituzioni. In più vogliamo favorire la creazione di nuove ciclostazioni nei pressi delle stazioni ferroviarie, delle ciclovie, vogliamo favorire la nascita di nuovi parcheggi, l'utilizzo del bike sharing, quindi della bicicletta utilizzata collettivamente. E poi un aspetto importante è quello della manutenzione, perché le ciclovie non soltanto vanno fatte, ma vanno anche correttamente mantenute, perché possano essere veramente uno strumento di attrazione del cicloturismo e di utilizzo per quanto riguarda le comunità locali, chi va al lavoro o chi va a scuola. Per questo prevediamo la possibilità di intervento per il 90% dei costi nella manutenzione ordinaria da parte della Regione, laddove i comuni decidono di farla in maniera costante, in maniera coordinata, e in questo caso la Regione è sicuramente al loro fianco con un intervento veramente importante. Sono 23 i voti favorevoli di tutta la maggioranza. Ma questa è una legge che consente di migliorare le strutture nei comuni, che stanzia delle risorse a vantaggio degli enti locali e soprattutto prevede la possibilità di fare investimenti particolari, penso alle ciclostazioni, penso dei manager che possono nascere nelle amministrazioni comunali finalizzati a favorire una mobilità sostenibile. Su questa frontiera si gioca tanto della qualità della vita delle nostre città e noi crediamo che questo possa essere un elemento importante che qualifica, che è green, che dà un miglioramento alla dimensione della qualità della vita dei cittadini, e credo che i comuni possano e si stiano anche riorganizzando rispetto ai finanziamenti che il PNRR ha previsto rispetto a questa linea di finanziamento. Si registrano 14 astensioni. Dalla Lega vengono comunque accolti due emendamenti. Quello di inserire l'attività anche sportiva all'interno di questa proposta di legge e la sicurezza per i ciclisti. Però cercavamo anche di allargare il discorso anche alle attività sportive, visto che loro hanno approvato all'interno questo emendamento, e cercare anche di dare una definizione ben precisa per quello che dovranno essere gli impianti anche per l'attività sportiva ciclistica, perché ad oggi ad esempio gli amanti del ciclocross, delle mountain bike, delle BMX, insomma, sono tutte persone che hanno l'esigenza anche, no, di sviluppare la loro attività. Ecco, noi chiedevamo in questo programma triennale di poterlo inserire, non di attuarlo immediatamente, ma comunque di inserirlo in un contesto che ritenevamo opportuno, visto che ormai, visto che il ciclismo è la seconda fonte, no, a livello proprio numerico per quanto riguarda l'attività sportiva dopo il calcio. I consiglieri del gruppo di Fratelli d'Italia dicono di apprezzare il provvedimento nel suo insieme, ma decidono di astenersi perché... In particolare l'introduzione del piano regionale per la mobilità ciclistica, un ulteriore piano che in qualche modo non semplifica ma anzi rende più complessa la realizzazione di queste opere, anche perché deve nascere in conseguenza dei piani urbani della mobilità sostenibile e soprattutto dei cosiddetti cicloplan, cioè dei piani che a livello locale dovranno essere realizzati per la mobilità ciclistica. Abbiamo anche tentato insieme ai colleghi della Lega di introdurre una maggiore attenzione sugli impianti sportivi per dare organicità agli interventi e per mettere in connessione fra loro anche gli impianti sportivi attraverso la mobilità dolce. Proposte sono state bocciate, pur prese in considerazione dalla maggioranza, dicendo che saranno oggetto di un approfondimento ulteriore. E infine abbiamo posto la questione sul mobility manager, che dovrebbe essere cioè quella figura che coordina gli interventi e che quindi lega insieme il piano regionale con i piani locali, e abbiamo proposto che sia naturalmente o il direttore della direzione sulla mobilità già assunto in Regione Toscana o comunque un funzionario o un dipendente. Vogliamo cominciare questa rubrica con la bellezza dei gioielli, quelli di gran classe, quelli della collezione Bollman, che per qualche giorno, fino al 2 maggio, sono in mostra nello spazio espositivo di Palazzo del Pegaso. C'è anche un colbacco con i fili d'oro più sottili di un capello. La collezione Bollman, messa in piedi dall'avvocato austriaco Karl Bollman e da sua moglie Heidi, è la più prestigiosa raccolta europea di gioielli contemporanei.
È un gioiello anche la Torre di Caprona, per la quale ora c'è un bel progetto di recupero. Lo illustra il sindaco di Vico Pisano, Mirko Ferrucci, accompagnato dalla Giunta nella sede del Consiglio regionale a San Rossore. Raccoglie il consenso del presidente Antonio Mazzeo, che dice di puntare anche ad una legge per il recupero delle rocche, in analogia con quanto fatto per le città murate, e il provvedimento evidentemente ha consentito la riqualificazione di tante di esse. A Palazzo del Pegaso è stata annunciata la cerimonia del premio BLS di Angel, che si svolgerà a Siena il prossimo 7 maggio. Questa associazione 6 anni fa ha avuto questa idea di, proprio nell'ambito della propria attività, che è quella di formare e di informare i cittadini della nostra realtà sull'importanza dell'intervento rapido durante l'arresto cardiaco e utilizzare quando è possibile il defibrillatore. Da lì è nata un po' l'idea anche di premiare in qualche modo chi, nello specifico quei cittadini che normalmente non si occupano di sanità, ma che in caso di necessità si sono dedicati e si sono prodigati a tentare di salvare la vita ad un altro cittadino colpito da arresto cardiaco, magari utilizzando anche il defibrillatore. Anche questi 18 cittadini che saranno premiati per aver contribuito a salvare vite umane in Toscana attraverso l'uso del defibrillatore danno ora una spinta per una legge che renderà obbligatorio l'uso del dispositivo in tutti i luoghi pubblici dove la Regione è presente. Un'iniziativa che appunto in riferimento al cuore può salvare la vita delle persone, un utilizzo consapevole dei defibrillatori, di un'esperienza associativa che oggi premia tutti coloro che a livello toscano si sono distinti per un gesto di solidarietà, un gesto di amore verso gli altri, un gesto che può salvare la vita a tante persone. È bello presentare in Regione un'iniziativa che ormai è cresciuta, sta diventando importante e dà una spinta a tutti noi per fare meglio, per crescere. Ricordo l'iniziativa legislativa che io guidai in Toscana, prima regione in Italia, rispetto all'obbligo di dotare gli impianti sportivi di defibrillatore. È allo studio una proposta di legge che presenteremo in settimana prossima, nell'ambito della quale renderemo obbligatorio, se verrà accolta, questa ipotesi in tutti i luoghi pubblici dove la Regione Toscana è presente nei territori. A Firenze ci sono state anche le presentazioni di alcuni libri, uno sulla pandemia nella nostra regione. È particolare però, è un libro fotografico, si intitola Virus, immagini, filtro Covid. Il gruppo fotografico Giglio Rosso di Castel Fiorentino e il Fotoclub 2436 di Certaldo hanno documentato 128 giorni, sono 128 foto che ripercorrono proprio le fasi del lockdown, e dopo questo percorso anche di coordinamento per trovare una sequenza di immagini abbiamo avuto il sostegno da parte del Consiglio regionale per fare la pubblicazione, che rimane come una testimonianza. La fotografia è proprio una testimonianza del tempo, di questo tempo molto difficile che stiamo appunto trascorrendo. Testimonia tutte quelle che sono le vicende che abbiamo tutti quanti vissuto durante il lockdown, è un modo per ricordare anche localmente che cosa è successo, per averne una testimonianza negli anni futuri, e poi, come fa sempre la fotografia, è un modo anche per raccogliere e tracciare i sentimenti che tutti i cittadini, che i medici hanno vissuto in quel periodo. Quindi è un modo per ricordare, per testimoniare, è anche una valorizzazione del territorio e della storia locale che in questo Consiglio regionale vogliamo sempre più sostenere, perché è sempre un tratto di storia che o localmente si sostiene e si tramanda negli anni, o se no poi si perde. Infine la buona politica, quella descritta sull'onda delle parole di Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, nel libro di Lucio Romano, Vannino Chiti e Paolo Corsini. Oggi un attuale è il discorso sulla guerra, naturalmente. Il Papa dice che nel tempo delle bombe nucleari non c'è più guerra giusta, e quindi è molto da riflettere. C'è il tema della fraternità, c'è il tema di occuparsi degli altri. Secondo me ci sono delle impostazioni su cui dobbiamo riflettere anche politicamente, perché sono molto sollecitatrici. Per esempio il Papa dice, rispetto alla triade libertà, uguaglianza, fraternità, che naturalmente va mantenuta un punto fermo, però gerarchizzare in modo diverso. La prima e più importante è la fraternità, perché la fraternità fa sì che la libertà non scada in egoismo individualistico e l'uguaglianza non scada in omogeneità che appiattisce tutto.
Dell'attualità dell'enciclica parlano anche Maria Pia Garavaglia, vicepresidente del Comitato Nazionale di Bioetica, e il cardinale Giuseppe Betori. Ha incominciato con i primi 8 capitoli a parlare delle ombre oscure del nostro mondo, poi dal 9 in poi ci dà delle ricette affinché siamo fratelli tutti e il mondo sia aperto, e invece no. Siamo adesso dal 9 capitolo in poi ancora nell'ombra di una guerra. Quindi noi che abbiamo commentato questo libro adesso abbiamo molto da trovare come un fil rouge nel libro per capire cosa fare per aprire il mondo invece di chiuderlo e per fare in modo che incominci una solidarietà che forse non è subito fraternità ma va in quel senso. Ma l'enciclica va a quelli che sono i fondamenti dell'etica cristiana, che sono poi i fondamenti dell'etica razionale, e appunto attraverso questa relazione tra l'aspetto rivelativo del pensiero cristiano e l'aspetto della razionalità umana estende i principi etici oltre i confini della semplice adesione di fede verso una proposta che diventa di carattere sociale verso il mondo. Ne abbiamo bisogno particolarmente in questi nostri tempi. Noi ci fermiamo qui oggi, ci ritroveremo venerdì 6 maggio alle 21:15, subito dopo il TG della Sera.